Ragazzi, bentornati sul canale, sono Nex e siamo qui in un nuovo video di Clash Royale. Oggi finalmente andremo a spendere sti denari, sto 1.140.000, cioè non tutti, spendo giusto un pochettino perché vi ricordo sempre che sono taccagno su sto gioco, quindi se posso non spendere lo faccio più che volentieri. Bene, andremo a livellarci alcune carte del Bridge Spam, volevo fare tutte quante le leggendarie al livello 11, poi anche l'ariete e magari il livello appare il pecca. E nel mentre poi ci cacciamo anche la sfida strategica, dato che è appena uscita, o meglio uscita ieri, e dato che contiene un sacco di romina bella, che fai, la lasci lì? E ovviamente che no. Quindi per cui andiamo subito intanto a un unirci alla sfida, dopodiché cominciamo già a livellare qualcosa, tipo posso fare il pack al livello 11, sono tutte molto basse ragazzi, vi ricordo che non ho carte livellate, se ho appunto i soldi lì in cima perché sono extra tirchio, quindi appunto tutte le carte comunque sono a livello 10, 9 eccetera eccetera. Andiamo quindi a fare subito il peccone, quello grosso, al livello 11 assieme all'arietazzo e anche le altre carte. Dunque questo appunto quanto fa adesso, perché comunque questo l'hanno pure potenziato, intanto livello 11 non lo utilizzerei mai, livello 11, ma giusto per il meme. 572 danno carica, non so quanto farà totale, non so quanto faceva prima, magari me lo vado poi a recuperare per capire un attimino di quanto è aumentato il danno che fa alla collisione con la torre. Upiamo anche lei, che a lei va bene in tantissimi mazzi, è veramente una bacchettona fuori di testa, quindi assolutamente lei sono contento di farla a livello 11. Il fantasmazzo bene ugualmente, non voglio sapere quanto sto spendendo, l'importante è vedere che sono sempre comunque sopra il milione e la cosa mi fa stare sinceramente bene. 1.080.000, mi ho speso meno di 100k, quindi sono sinceramente felice. Ah no, mancava lui ragazzi, l'accerazzo, che fanno lo livelli. Cacciati Mottè livello 11, buonanotte. Ah, adesso sì, ho speso quasi un gettone, va bene. Ragazzi, vi do solamente per di cominciare, anche perché mi è partita la turbina del computer, quindi non sento manco più la mia voce, da che è anche potente. Pollicioni in su, iscrizione e campanellina per essere aggiornati se escono nuovi video. Con questo direi di partire subito sparati a farci la prima di queste strategiche. E un attimo che ci salta fuori, spero di non far figuracce, perché l'ultima strategica l'ho fatta, c'era tipo l'uomo di Neanderthal che inventava la carriola. Nel mentre freghiamocene, partiamo il primo gameino e vediamo un attimo che cosa ne salta fuori. Non faremo tutta la sfida perché è un pochino troppo lunga e voglio sinceramente portarvi tutti i game, dato che non capita così spesso appunto queste orbe strategiche. Nel caso diamoci la mossa. Abbiamo allora drago infernale o boia. Prendo il drago infernale, anche se sinceramente il boia avendo droppato. Ah, raga, faccio il gigante elettrico perché voglio fare un po' una scemenzata un po' particolare. Non so che carta sto scegliendo sinceramente, vado un po' a sentimento. Nel caso, non lo so, potremmo andare male, come bene. Avessi saputo che c'erano anche le reclute, avrei preso il boy al posto del drago infernale. Nel caso, speriamo che lui abbia un tank grosso. Madonna, che se sto lercione. Allora, io non so usare il lercio, quindi partiamo subito così, vediamo come ci salta fuori il game. Se faccio schifo, sappiate che io il lercio, cioè non ho mai penso vinto un game con questa carta. Allora, arriva il gargamellone. Ok, manda lui, non mi interessa, devo andare lei dietro, in modo che appunto non me la riescono a far fuori. Questi tartarazzi, se me lo tankano, posso andare a dar fastidio e far fuori così. Mando subito lui. Ai, 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 ai. Questo è un po' fastidioso. Però volendo, se si dà la mossa, ammazza. Ammazza il ronchetto, ammazza il ronchetto. Bellissimo, ok, perfetto. Adesso lui però va a torre. Adesso lui va a torre e c'ho la zappina. Vediamo se c'è qualcosina. Non manda nulla e vado a torre diretto. Qua sono grandi danni, non mi interessa. Lascia che faccia, tanto c'è la pirotecnica dietro. Ragazzi, non prendiamo la torre, ma gliela scubacchiamo veramente modo. Gli dà delle belle, belle potate. Ok. Primo andazzo non male. Lui c'ha il barile, ovviamente sì. E io posso adesso già ripartire col gigante elettrico, perché penso lui abbia sprecato un sacco di lisire. Non vorrei di una s***ata, ma penso che ne abbia sprecato abbastanza. Madonna. Gli devo lasciare la torre, ragazzi. Gliela devo lasciare per forza. Gliela devo lasciare, ragazzi. Non c'ho nulla da mandargli contro. Devo per forza lasciargli la torre. Per forza fare così, gli do sostegno col drago infernale e mando qua dietro la pirotecnica. Ma diversamente non posso fare nient'altro. Vediamo se funziona, che l'allontano. Vediamo un attimellino se posso evitare di prendere tantissimi danni. Tra l'altro lui non sta difendendo. E volendo volando, se questo non me l'ammazza, vado a torre direttamente con questa roba che è veramente potente. Cioè questa è veramente vena. Questa roba che è veramente, ragazzi, picchia. Buoni. Fratello, adesso lasciami prendere torre e non fare demagombolo. Ha evitato totalmente la difesa per pushare a fare tre corone. Gigante elettrico e drago infernale hanno picchiato veramente duro, come delle massaie a cui rubano i figli gli zingari. Ok, nel mentre facciamo la prima vittoria, vinciamo una chiave. Arca boia, raga, devo aprire qualcosina. Devo aprire qualcosa perché non la vado a sciupare. Ci prendiamo subito questo baule e lo apriamo con la chiavetta e vediamo un attimino che troviamo dentro. 1, 2, 3 e abbiamo letteralmente qua dentro rullo de tamburo. Dammi almeno la legge... ma meglio, va bene anche un'epica. Un'epica va bene. Non mi darà niente perché è già una rara uscita così un po' pepegona. Va bene, terremoto, non è un problema. Nel caso, prossimo game... dammi la chiave, per favore. Prossimo game abbiamo 50 comuni. Dunque, siamo contro Batman. Allora, prendiamo subito in questo caso drago elettrico piro... prendo la pirotecnica, spero di non pentirmene. Abbiamo la curatrice o il... prendo la curatrice, anche se gli scaricuccioli erano utili, ma non vorrei mai che lui avesse un golem d'elisir che mi fa la comba, ma ammazza. Evitiamo cose stupradrici. Lui per tankare magari qualcosina che la facciamo spedire al magombo.
assolutamente la Valchiria, perché tanto c'ho la pirotecnica che fa fuori le reclute e a me sta bene ugualmente. E vediamo come se la gioca il signor Batman. Allora, l'inizio, ok, c'è dato la Mother Witch. Io non so lui che cosa si sia tenuto. Sinceramente vorrei che non avesse cose troppo scra. Fratello, ti dico che a me va bene così, fratello. A me va bene così. C'ha il Golem d'Elisir, ve l'ho detto, ragazzi. Ve l'ho detto che era un magombo. Ve l'ho detto, questo è un magombo. Questo è assolutamente un magombo. Vai. Mamma mia, oh, poteva evitare, sincero, poteva evitare molto sinceramente di farmi. Guarda quanto fa masto, via. Mazzati per, muori. Crepaci, mannaggia te. Adesso questo fammelo diventare qualcosina. Sì, un porcello l'ho fatto, ok, perfetto. Porcello l'abbiamo fatto, e adesso posso partire con questi bridge spammati, tanto non mi interessa niente. Posso tranquillamente fare un sacco di danno, perché mi leva gli scaricuccioli, vado a fare, mamma mia, raga, quanta legna. Abbiamo una stalla di maiali, un porcile di maiali, letteralmente tutti sotto la torre della principessa che stanno facendo i porci appunto con lei. Ha acquittato, penso, non lo so, ma nel caso non penso giochi più. Ok, signori, penso che anche la seconda sia vinta. Cioè, meglio, la prima win. Sì, la seconda win. Oh. Signori, GG, a Batman gli hanno sparato come genitori. Mi dispiace, però. Quindi, game numero 3. Ci hanno preso 50 jolly comuni e li ho miscliccati. Ma penso comunque ve ne freghi poco. Abbiamo spiritello di fuoco Namecciani da fitness. Io so che l'hanno depotenziato, ma lo voglio provare lo stesso. So che i Namecciani da fitness sono comunque molto intriganti. Prendo la fireball, spero di non pentirmene. Abbiamo principessa, che lo sapevo. Prendo la principessa per forza, assolutamente. Prendo anche arcaboia, ragazzi. Arcaboia. Prendo lo zio, signori. Ma volevo lo zio, me l'ha dato lui. M'ha dato... Volevo lo zio io. Volevo lo zio Fester io. Niente, non ho niente zio. Non posso avere lo zio. Mi corca... Ma vabbè, c'ho il Golem d'Elisir. Però il Golem d'Elisir nelle sfide non è mai una cosa buona. Fratello, cioè non è che proprio contenti io, sinceramente. Cioè io pensavi di essere molto di più di felici. Questi cosi veramente fa partire bestemmia. Non è che mi piace. Fratello, no, ma porco demonio, ragazzi. Mi spacca il cervello. Mi ammazza la testa sta roba. Lo volevo io lo zio. Non dovevi usarlo tu. Lo volevo io lo zio. Ma va che male che fa l'archello. Va che male. Guardalo. Mamma mia che fastidio. Ora penso che la mia win condition a questo punto sia la fornace, perché non voglio assolutamente sprecare. Ma che sto vedendo? Ma cos'è? Ma cos'è sta roba? Lercio zio, ma... Cioè questo ha preso il lercio e anche l'arco, consapevole che aveva entrambi. No, la droga piace anche a me. No, non è vero. Però sinceramente voglio un attimino capire più come funziona questa storia. Lui ha usato il drogo, quindi posso sinceramente mandare giù la principessa. Se vinco sto game, raga, veramente io mi impicco una quercia. No, non è vero, per festeggiare, ma non lo farei mai, perché sinceramente poi YouTube legge impicco e va a finire malissimo. Poi, non so perché uno poi si debba impiccare se va, insomma, gli va qualcosa per la dritta. Per carità di Dio, facciamo fuori sta robella. Ma neanche dammi la furia, è zero proprio, zero. Zero, però attenzione che loro... No, raga, attenzione che questi fanno un sacco di ma... Quella quanto legniamo. Fratello, ho dimenticato che lo stesso Golem d'Elisir fa veramente vomito di schifo da quando è forte. Ok, questo commentary che è venuto fuori per questo video non penso sia molto adatto a YouTube. Però nel caso, capitemi un attimino, l'ho fatto per il content. Sì, certo, quei quattro sono andati a prendere la spesa. Va bene. Allo zio dovete andare. Questo mi ammazza il cervello. Guarda quanto ha lo zio ci dà le badilate con l'osello. Non buttare il tro. Le ultime parole famose. Le famose ultime parole, non buttare il tronco, citazione veramente incredibile. Adesso la fornaciata mi dà una mano e fa un bel... Beh, raga, il raggio è ancora buono, L'ha nerfata, ma vi posso dire che il raggio è sinceramente ancora molto buono. Qua l'ho messo un po' male, ma volevo evitare che i fitness facessero le loro spadacchiate alla torre. Nel caso, rimandiamo questi, rimando anche il Golem d'Elisir, che senza volerlo, ragazzi, abbiamo peccato la God Combo. Senza volerlo abbiamo peccato la God Combo, perché questi tanto mi interessa se mi ritronchi, lei non me la dovrebbero hittare, vabbè. Fratello, te lo discio io, fratello, te lo discio io. Spacchiamo di tutto qua, fratello. Facciamo danni che mai visti danni così, fratello. Danni veramente di cervello. Danni che beccano veramente di testa. Guarda tanto là in fondo quelle guardie che stanno colpendo. Meglio le guardie, scusate, le reludazze. Io mando un'altra fornaciazza nel mentre, che non mi interessa. Mandiamo, le principesse sono due in campo. Mandiamo che, anzi, mando questo a proteggerla di nuovo. Va bene uguale. Facciamo così che intanto lui tanca. Perfettissimo, adesso ve la corcano però... Non è un problema, fratello, lascia stare, mando oltre reclutazze. Va bene così, intanto abbiamo Golem d'Elisir che va a torre, gli mando lo spiritello, dietro che va a far fuori fitness, o meglio, mandiamo la principessa che può sinceramente raschiare. Va benone, se non prendo quello... Fratello, è spettacolo. Spettacolo, io non trasto mai nelle sfide il Golem d'Elisir perché dico, vabbè, è una mezza carciofata, porco demonio. Tanto non c'è neanche l'audio del gioco, ok, lasciamo stare. Comunque, stavo dicendo, cerco di non utilizzare mai il Golem d'Elisir nelle sfide, perché non lo so, ma mi dà mai quella sicurezza.
Invece anche senza comunque curatrice e roba, basta che lo tanchi un pochettino, ci mandi le rape dietro e il disastro lo fa ugualmente. Quindi alla fine è stato utilissimo. Nel caso abbiamo vinto anche la numero 3. Passiamo esattamente alla ricompensa. Vabbè, sono poi 5.000 monete, non è che sia chissà cosa, però buttale via nella saccoccia, fanno sempre comunque comodo. Quindi quarto game, siamo contro il signor Ugo. Vabbè, signor Ugo, faccia il bravo. Allora, barile di ronco o principe nero? Prendo il principe nero perché sono abituato ad avere contro il barile, quindi non vorrei cambiare questa disposizione delle cose. Mandiamo, allora, prendo il patata perché voglio fargli costare di più il mazzo. Abbiamo MK subito, proprio subito, assolutamente proprio lo prendo perché è schifosamente forte. Che fai, non lo metti? Diversamente, allora, fatemi pensare, potremmo andare... Ah, prendo lui, ragazzi, volevo lei, ma mi darà qualcosa aereo, spero. Signor Ugo, si comporti bene. Ecco, già subito il pollaccio, ragazzi, abbiate capito tutto quanto. Tenga buono il pollaccio. La prego, ma mi dia delle truppe aeree, però. Cioè, io non c'ho nulla di aereo. Vabbè, c'ho questo rubello qua che sinceramente può essere anche interessante. Facciamo così, intanto lui tanca, va bene uguale. Così, va bene, fratello, non mi dispiaci. Fascio fuori questo, fascio fuori quello. Torre, se per favore fai fuori quei due rompiballe lì in fondo. Io sinceramente la cosa non la schifo. Adesso... Va bene, fratello. Ma fratello, ma qua sono tre corone, te lo dico. Cioè, tu non difendi su tre... Abbiamo una sorta di deck malvagio. È qualcosa di incredibile. Cioè, questo deck c'ha i mali intestinali, a cose... Ma che cosa ho? Ma cos'è sta roba? Nel caso lo legniamo benone, a noi non fa schifo. Grandi botte la principale, va bene lo stesso. Adesso avrà il ronco. Posso buttarci il razzo per il meme su ronco, meglio di no. Allora, abbiamo il fatto che posso ripartire magari dall'altra parte, ma vorrei prendere tre corone a sto punto, a meno che non abbia già quittato. Io provo ad andare per le tre corone, ragazzi. Ah, ma è ronco. A me va bene così, va benissimo, va benerrimo. Ora posso mandare sinceramente lui qua dietro. Voglio vedere adesso se i mascalzoni sono più forti dopo il buff. Fate vedere se me lo ammazzano. Sincera de Monte, volevo ammazzare però lei. Beh, anche se arriva a torre non mi interessa poi più di tanto. Volevo però vedere se mi riusciva il patatone a tankarli per un fatto personale, dato che lo utilizzo nel mazzo. Tankiamo con questo, sarà un po' inutile ma va bene uguale. Almeno lui può darmi un sostegno. Mando anche lui a raschiare e direi che a torre ci arriva tranquillo. Ok, non so che mazzo abbia scelto questo, ma mi ha dato un sacco di roba competitiva, quindi penso che andremo a farci velocemente anche la, appunto, prossima corona. Tre corone anche qua, mi sa che ci facciamo un game extra, perché questi qua sono veramente dei cavatappi. Quindi, prossimo game, mattiamo il signor Ugo. Vinciamo altre tre corone. E che fai, lo butti il jolly? È ovvio che no che non lo butti. Via, bellissimo, 18 jolly su 20, eh. Poi, ragazzi, andiamo anche a distribuirli sulle leggendarie del bridge. E partiamo con l'ultimo game di oggi. E siamo contro il signor Tulliano. Va bene, signor Tulliano, allora... Prendo Golem di Elisir che mi ha fatto una bella impressione, quindi mi voglio fidare. La gang dei namecciani la prendo. Ok, perfetto. MK subito, perché sulla drill ce lo sbatto a voglia. Prendo la macchina volante. La prendo perché... La prendo, ragazzi. Perché la macchina volante può darmi fastidio. MK in questo caso non ce lo rompe e sinceramente andiamo diretti a torre. Facciamo noi un sacco di danno. Va bene, fratello, va bene così, fratello, non hai problemi, va bene, usi macchina volanti, no problema. Certo che MK non me lo potevi dare subito, Sinceramente, MK, darmela prima, non è che faccia schifo. Nel caso viene uguale, spero non abbia la Mother Witch, nel caso comunque ho una bella ripartenza, che posso addirittura combare con lo scheletrazzo, ai ai ai. Posso, ragazzi, mandare lo scheletrazzo, mando anche la macchina volante che va a far fuori questi robelli. Fratello, fratello, fai il bravo, che se veramente io faccio così, faccio il tacco dei mali, guarda quello lì, oh. Guardalo lì che ma... Fratello, va bene così. Fratello, va bene, fratello, va bene, va bene, va bene. Lui ha usato sicuramente l'abilità perché mi ha sciolto tutti quanti con la regina. Però intanto guarda la macchina volante che sberla come una trebbia. Questo è un sacco di male. Oh, per favore. Ok, adesso devo fare così per forza. Ho anticipato troppo forse il tronco perché adesso c'ha la drill che è libera. Ma la torre adesso la tanca principalmente, quindi... Certo, mi farà male e me ne fa penso anche tanto. Sì, me la prendo la torre. Però se magari jumpa l'MK. Non già, va bene, però mi faccio fuori pure quelli. Non è vero. Ora, l'unico modo è aspettare il per 2 e ripartire fortemente a fare entrambe le torri, perché abbiamo le truppe per volendo bridge spammare anche. Facciamo andare perché se altrimenti ci tagliano mecciani. Buttiamo giù questi e questo lo fottiamo. E questo se ne va. Intanto, lasciamolo andare a torre così deve difenderli nel mentre. Mando una macchina volante a fare danno passivo. Non è vero, ha mandato qualcosa a tankare. Va bene lo stesso. Ma arriva sotto torre, non è un problema. Posso ripartire volendo con lo scheletro. Anzi, parto col goblin di qua. Ma mi devo mandare con l'MK subito, subito, subito. Gli scrofini sono assolutamente rottissimi. Ma anche se comunque MK, devo dire che il suo lavoro lo fa. Se lo mettiamo bene, il lavoro lo fa. Mando lei così perfetto. Lui, perché c'ha poco di femminile, sinceramente. Lei, il male, diciamo che lo fa, ma volendo volando ha fatto una bella giocata, ragazzi. Il signor Tulliano ha giocato abbastanza bene, devo dire. Ha fatto una bella giocata, però così io adesso posso andare diversamente a torre. I namecciani non dovrebbe, appunto, hittarmeli. No, perché ha messo anche i suoi. Ok, va bene, va bene, va bene. Di nuovo questo. Se vado a prendere la torre, sì che la prendo. 1, 2, 1, 3.
e la prendo. Adesso lui lo mandiamo qua dietro, così vanno a tankare lui. Lui c'è Namecianazzi che mi fa fuori quello. Fratello, va che recuperiamo, va che recuperiamo. Va che si recupera, signori, va che si recupera. Va che si recupera e io non mi lamento. Adesso, 1, 2, 3, mandiamo. Va bene questo, mando il re degli scheletri in fondo. Macchina volante. Aiuto. Non, basta, via, 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 via. Andersen, Andersen, Ale. Adesso tengo, ragazzi, il... Ok, mando subito il golem dell'esercito in fondo. Voglio tenere il... tra l'altro comunque è vero, c'ho anche il mega sgherro come truppa per appunto le aeree. Mandiamo adesso il re, va bene così che va a tankare e bloccare lei. Posso mandare anche scheletrini, tanto che non c'ha danno d'area. La tengo occupata e il nostro golem dell'esercito ci fa un sacco di danno. Non citta il golem. E la torre scoppia come un petardo. Ce la portiamo a casa, battiamo Tulliano e vinciamo anche il quinto gameino di oggi. Non so che cosa c'era la quinta ricompensa, sincero, eh. Cosa mi ha dato, fratello? Ah, soldi, moneta. Altre 5.000 monete, buttale via, ripeto. Giusto poi per terminarla bene, direi di farci anche il peccone a livello 12, almeno questo, così diciamo che i soldi spesi sono soldi già spesi. Ce lo facciamo immediatamente a livello 12 e andremo, appunto, avere un bel peccone lavorato. Così gli posso anche dare già degli altri jolly, appunto, epici. Nel caso 33 su 100, cioè gli ho i jolly, glieli posso già anche dare subito. E come vedete, già me lo sparo, appunto, anche al 13. Vi dirò che se ho il libro epico e ce l'ho, può anche andare già subito al 14, quindi vi dico che potremo maxarlo prima del previsto. Nel caso, ragazzi, io spero comunque il video vi sia piaciuto. Vi ricordo sempre, così fosse, pollicione su, iscrizione, campanellina per le fine dei prossimi video. Ci vediamo in un prossimo, io ancora vi saluto e che dire, qui da Next è tutto. Bella raga!